Guarda, tu ce l'hai già indosso e io no. In questi ultimi tempi non si fa altro che parlare di skincare coreana, di tutti gli effetti strabilianti che abbia sulla pelle e di quanto tutte le persone se ne siano follemente appassionate. Quindi ci siamo chiesti, è possibile ottenere lo stesso risultato ma con dei prodotti fatti in casa? La sfida di oggi è infatti skincare coreana contro skincare della nonna e per valutare i vari prodotti ci baseremo su tre criteri. Comodità, quanto è facile utilizzare e applicare il prodotto. Divertimento, quanto è fancy il momento della skincare, e infine l'efficacia, banalmente se funziona o meno. Uno dei capisaldi però della skincare coreana è appunto la divisione in diversi passaggi che vanno eseguiti meticolosamente in un ordine specifico. Tu li sai, vero? No. Ovviamente me l'aspettavo, infatti oggi ho studiato e sono preparata. Andiamo col primo step. Detergente a base oleosa contro ricetta della nonna a base di olio d'oliva, aceto di riso e acqua. Ne va applicata in realtà una quantità non troppo grande sulle mani e va massaggiata sul viso. Allora, ti posso dire che a livello così visivo, forse il tuo... Io oggi ho una base di make-up abbastanza leggera, però questo primo step, anzi la doppia detersione, che sono i primi due step, dovrebbero andare anche tranquillamente a sciogliere il make-up e a toglierlo con facilità. Perché con tutto sto aceto mi si scioglie la faccia, non il make-up. Bisogna inumidire le mani e passare ulteriormente. Ma secondo me non si comportano in modo così diverso, ti devo dire la verità. Allora, non mi dispiace se non fosse che ha un odore tremendo. Comodità. È comodo. È comodo. Sì. Io dico 3. 3 stelle per il primo. Anch'io. Okay. 3. Non ti stai divertendo, a me in realtà piace. No, mi diverte davvero poco, non vorrei rifarlo mai più nella mia vita. 1. Questa soddisfazione che vedo che la mia pelle si sta pulendo, 4. Il mio fa schifo, sembra un'insalata. Una volta massaggiato bene, bisogna andare semplicemente a risciacquare. Io ovviamente mi ritengo super soddisfatta, in realtà questi prodottini li sto usando da un po', e mi hanno tolto anche tutto il make-up in realtà con facilità. In questo caso ti direi 4. Anche il mio mi ha tolto 2 o 3 strati di pelle, quell'aceto brucia, non fatelo. 1. Veramente poco soddisfatto. Detergente a base d'acqua contro rimedio dell'anziana a base di olio di mandorle dolci, miele e avocado. Chi ha deciso che io facevo i rimedi della nonna in questo video e tu quelli buoni? Dopo il detergente oleoso andiamo a togliere i residui nuovamente con i detergenti a base di acqua, provando del ribrezzo. Solo che non capisco una cosa: come andiamo a togliere del grasso con un prodotto grasso? Guacamole! Mi aspettavo di peggio. Ma sai che coinacios! Ma sai che... Applicare un'adeguata quantità di prodotto sulle mani umide e massaggiare il viso. La melma di Shrek in faccia. No, allora io in realtà... Io mi sento molto coraggiosa perché sono sempre stata abbastanza insicura, no? della mia pelle, anche per il fatto che comunque ho sempre avuto anche squilibrini ormonali, cose del genere, quindi mostrarmi così, non so, free e clean. È importante fare passi in avanti, in fin dei conti. Dimmi, l'esperienza come te la stai vivendo? Allora, adesso un attimo che metto insieme i pensieri, va bene. Ti dirò che in realtà mi sta piacendo molto. Il sapore. Ha il suo perché. Sai cos'è? Se fossi tipo in una spa. Sì. In un posto magnifico, sdraiato, bello lungo, e con qualcuno che me la mette. Quindi non mi devo smerdare. Magari per che metterla. Non vedi neanche. Sì, ho quei cetriolini. Non vedi cosa ti stanno mettendo in faccia, allora sì, ok. Sì, candeline profumate. Quello che senti sulla pelle. Lasciamo stare un attimo l'estetica. Come la senti? Cioè, se non sapessi che cos'è. Allora, non credo possa funzionare come un detergente, se ho idea di che cosa fa un detergente. Però sicuramente sento che fa del bene e non fa del male. No, veramente uno. Addirittura? Dai, ma ti devi prendere mezza giornata per fare sta roba. Guarda, ti smerdi tutto. Allora, io... 4. Non credo che tu possa dargli un voto basso. Ho 4 anni e sto giocando è con il panno. È molto più divertente che usare un detergente ottimo, ma di base a livello estetico qualunque. E sai che invece è anche buona? Votazione per il divertimento? 4. 2. Risciacquare con acqua tiepida. Con un'idropulitrice. Io in realtà
mi sento leggermente un po' secchina. Io ho dei seri dubbi che possa essere una sorta di detergente. Quello di prima con l'aceto ammetto che magari anche troppo, ma puliva. Questo okay, secondo me no. Quindi efficacia per me 2 stelle. Io dico 4. Tonico contro antica pozione della vecchia con estratto di cetriolo, aceto di riso e acqua. Sa di uno di quei drinkini fighetti, tipo con il basilico, lo zenzero, con il cetriolino, buono. Questo per esempio può essere applicato anche durante la giornata appunto per rinfrescare. Ed è astringente, quindi va a richiudere i pori così che poi appunto rimangono aperti, se no... Come si dice, in tempi di carestia ogni poro aperto, galleria. Questo in realtà non ha un grande odore, devo dire. No? E però la bottigliata è bellissima. Tra l'altro poi vorrei fare una riflessione per capire se questi prodotti siano effettivamente buoni da usare sulla pelle, perché non sono così sicuro. Non lo so, effettivamente non sono prodotti testati per la pelle, quindi probabilmente non so se consiglierei, forse non lo consiglierei. Uno pensa alle cose naturali e invece non io mi sento tutto tirare. A casa non sono prodotti testati per la pelle. Adesso tu non avevi un applicatore magari semplice come il mio, ma come ti sei sentito? Impeccabile, c'hai i cotonini, te lo pucci lì, te lo metti. Allora, funziona, io guarda, io vado sul 5 perché è più semplice di questo, te lo porti nella borsetta, te lo metti durante la giornata. Io vado sul 4 perché nella borsetta questo non lo metti, ma se avesse un applicatore del genere? 5 stelle senza applicatore 4. Probabilmente non... Super efficace, ma non uno dei più divertenti, non sa di nulla. 2. Allora, questo odorino è fancy e ti dirò che è buono, cioè è figo. Divertimento tipo 3, non è il Play Planet. Come ti senti? Questo ti è rinfrescato sincero, effettivamente? A me sembra il prodotto più fatto e finito. Allora, io sull'efficacia vado su un solido 5, secondo me questo funziona proprio anch'io. Ottimo. 5, non fidatevi, non fatelo, però 5. Maschera viso contro poltiglia bianca della Abuela, composta da yogurt, olio d'oliva, miele e succo di limone. Allora, qui devo dire che a livello di forme siamo proprio su un altro pianeta. Io ho una maschera in tessuto all'acido ialuronico. In tessuto sono quelle carine, tipo che te le piante. Quelle che tu te le metti ed è carnevale. E io credo di avere uno yogurt. Ok, in realtà non c'è un particolare profumo, però sono curiosa. È la prima volta che provo una maschera con acido ialuronico. E normalmente l'attesa della maschera... L'attesa della maschera sono dai 10 ai 15 minuti, ecco. Posso dire che però alla fine della fiera ci hai messo meno tu ad applicarla che io? Guarda, tu ce l'hai già indosso e io no. Allora, io per me non la ritengo troppo semplice. Alla fine va tolte le pieghe, va applicata... Centrando bene i posti giusti, io puntualmente me la infilo in bocca, nel naso, dappertutto. Quindi, semplicità, 1,5. Ok, l'unica differenza che vedo da quello che hai detto è che anche io questa me la infilo in bocca, nel naso, ma io rischio di affogarci anche. Oddio, in realtà io mi diverto abbastanza con queste maschere. Non so se avete presente che ce ne sono alcune che di solito hanno anche i disegni, non so, tipo gli animali. Sai perché ti stai divertendo tu? Perché tu hai fatto quella e io quest'altra. Voto al divertimento, poco. Mi sento tipo umiliato. 1. Io 3, dai. Attendiamo 10-15 minuti e risciacquiamo tutto o facciamo assorbire e torniamo. Ma io, ti dirò che secondo me potrebbe funzionare, oggettivamente. Cioè, se fatto con criterio, che te la stendi bene in un momento di tranquillità e sanità, funziona. Io dico almeno 3. Ti devo dire la verità, è la prima volta che faccio una maschera all'acido ialuronico e in questo momento ho la pelle che è favolosa, non ti so spiegare la sensazione, ma è bellissima. 5. Ah, ok, ottimo, ti è piaciuto un botto. Vuoi provare questo? No, grazie. Siero illuminante contro brutto intingolo della Granny fatto con aloe vera, amido di riso e olio d'oliva. La maionese questa è tremenda, sì, brutta anche loro, vabbè, allora diversa. Di base i sieri possono avere diverse utilità, no? C'è quello un po' più anti-age, c'è quello proprio illuminante.
illuminante, idratante. Quindi voglio capire se dopo l'utilizzo di questo siero, alla fine del video, saremo tornati ai nostri 7 anni e mezzo oppure a 85 con pelle sgretolata. Dicono di solito di non appoggiare gli applicatori sulla pelle per non contaminarli, ma di andare... Brava. Mi spezza che tu stai dando anche informazioni utili, no, per mi chi spezza che video. Tu non ti possa porre questo problema perché tu l'applicatore non ce l'hai. Alla fine la roba bella è che chi guarda questo video si porta a casa dell'informazione e anche delle cose della completamente inutili come questa. Disinformazione. No, l'odore mi sta urtando. In realtà credo che la cosa fastidiosa secondo me ne stai mettendo troppo. Ah. Guarda, io ti dico, in realtà semplicissimo, non ti sbrodoli, puoi anche, capito, dosare la quantità. 5. 3, non posso andare più di 3. No, divertente no, ha un pessimo odore, una pessima texture ed è super oleoso, non mi piace, 2 al massimo. Io vado sul 3. Senti qualche differenza sulla pelle, la senti, non so, più rivitalizzata, più... No, secondo me proprio no, ho timore anche ad averglielo fatto assorbire, in realtà avrei voluto pensarci 2 volte. 1 4. Quello è utile, è figo. Crema idratante contro mix per l'eterna giovinezza della vecchia con olio di mandorle dolci, succo di limone, avocado, acqua e una patata. Allora, anche io qui ho una crema idratante sempre a base di bava. A base di bava mi spezza tutte le volte. È per questo che ti dico, non bisogna farsi ingannare dal cervello, no? Bisogna andare a vedere se effettivamente questi prodotti, funziona. Anche il tuo, se funzionano. Minestrone. Sa di minestrone, è vero. Minestrone. È vero, ecco cosa mi ricordava. Crema va applicata non in quantità eccessiva, però comunque ne va messa una bella dose e va massaggiata fino a completo assorbimento. E adesso faccio quella domanda che casca l'asino. La crema non va poi tolta, cioè questa andrebbe assorbita. No, va fatta assorbire. Siamo sicuri di quello che stiamo facendo, sì? Allora, non so se lo facevano tutti da bambini, ma la mia mamma, quando mi metteva la crema da bambina, mi faceva sempre... questi piccoli tipo disegnini, puntini, no? E mi chiamava tipo pagliaccetto, no? Il naso, le guance, anche tu lo facevi? È una cosa mia. Sono diventato un pagliaccetto e lo sono diventato da grande, guarda. E andiamo a massaggiare fino alla... Allora, io non credo che la mia pelle assorbirà mai dei pezzettoni di patata, onestamente. Beh, ma perché vuoi metterti i pezzi? Metti le parti quelle... No, tra l'altro il problema grosso sarà che prima abbiamo usato il tonico che ha chiuso i pori e quindi non riesco ad assorbire i pezzettoni di patata lesta, probabilmente. C'è questo piccolo limite, ma ognuno ha la pelle che si trova. Bisogna anche essere un po' fortunati le volte. Allora, intanto, step che non è che abbiamo deciso di abolire, però in questo caso non siamo riusciti a riprodurlo con la maniera casalinga della nonna, è la crema solare. La crema solare va messa sempre, mi raccomando, è lo step conclusivo della skincare coreana. E raga, mettetela sole, non sole, in crema solare, mi raccomando, protezione alta. Non ti volevo disturbare mentre dicevi una cosa intelligente, credo di aver respirato un pezzo di patata lessa. Io comunque con questa viscosità e questa... ho fatto un po' fatica, ammetto che non è una texture che amo. Allora, no, parlando di texture, non è la mia preferita neanche questa. Comodità 3. 3. 6. No, 1. 1. Guarda, io ti dico, allo stesso modo, questa texturina un po' bavosina, per quanto è ottima sulla pelle, non l'amo, non mi fa impazzire, mi vorrei lavare subito le mani, quindi anche qui io vado su un 2. Almeno 5, perché effettivamente il fatto che mentre ti massaggi questa parte senti sgretolarsi i pezzettini di patata e te li stai praticamente disintegrando tu sulla faccia... È comunque un'attività in qualche modo. Sì. Ora aspettiamo il completo assorbimento della crema e torniamo tra poco per l'efficacia. Few moments later. Io devo dire che mi trovo super bene con questa crema, in realtà quando la metti hai quell'idea che un po' pesante, però rimane super leggera, non è troppo pastosa e comunque non ti appesantisce, sai che spesso il fastidio delle creme che ti rimanga questo magari un po' troppo unto sulla pelle. No, ti lascia anche da vedere, anche la vista. Vero, comunque ti lascia un po' di luminosità, senza... vero? Efficacia 5. Io credo che in qualche modo possa anche essere efficace, cioè io sento del beneficio.
che sì, sì, è proprio un problema di assorbimento. Forse la quantità usata, forse ne messa quantità, troppo. I pezzettoni. Forse diciamo che è il primo vero fail di questa... Sicuramente, raga, i prodotti rimedi della nonna sono sicuramente divertenti da fare. Non credo però che ci sia competizione con i prodotti reali, dirla tutta. Allora, sicuramente alcuni hanno funzionato, sì, altri un po' meno. Certo è che... fanno sicuramente il loro lavoro meglio di qualunque altra cosa. Tanti dei prodotti che abbiamo utilizzato oggi fanno parte di questa box che trovate su Kipponaru, di cui tra l'altro abbiamo seguito gli step, ti spiega tutto. E se volete dargli un occhio, vi lasciamo il nostro codice qui sotto in descrizione. Grazie per aver seguito questo video. Fateci sapere se dovremmo farne altri simili. E iscriviti se ancora non l'hai fatto. E ci vediamo in un prossimo video. Ciao.